ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video che ho visto fare sia da vari canali americani e sono super divertenti secondo me. E poi l'ho visto fare qualche giorno fa anche da Gianmarco Zagato, che come sapete è uno youtuber che seguo, che mi piace tantissimo e che ha partecipato anche in uno dei miei ultimi video. Quindi, e lui l'ha fatto con i suoi cani questo video, quindi mi sono detta, io ho 4 gatti e amo vedere questa tipologia di video perché è troppo divertente. Cioè vedere le reazioni degli animali quando gli abbracci a lungo è esilarante, fanno delle facce pazzesche che mi fanno troppo ridere, mi fanno divertire un sacco, quindi voglio provare anch'io, appunto visto che ho 4 gatti. Prevedo che con alcuni, tipo con Beta, ci saranno dei problemi seri, mentre con altri, tipo con Denver, penso che la cosa potrà andare abbastanza bene. Quindi adesso non mi resta che andare a cercarli in giro per la casa e fare questa prova e sperare, ragazzi, sperate che vada bene, nel senso che se non mi graffiano tutta la faccia sono già abbastanza fortunata, ecco, diciamo così. Comunque in questo momento hanno mangiato, sono abbastanza tranquilli, non dormono, quindi non dovrei rompergli le scatole troppo, quindi secondo me non ci saranno grossi problemi, almeno speriamo. Vediamo che cosa succede. Ok, ci siamo ragazzi. Allora, dalla regia mi dicono che forse è meglio Denver farlo per ultimo, perché è qua. Però è meglio farlo per ultimo. Dov'è Denver? Eccolo. Gatto Denver! Amore mio! Dopo. Quindi chi facciamo per primo? Dalla regia hanno suggerimenti? Gatta Stellina, so dove sia. Prima sarà qua. Gatta Stellina! No, si è nascosta perché sapeva. Sarà là sulla sedia? Ah, eccola. Dove? Venite. Già sono fortunata se non scappa. Amore mio! Allora, mettiamoci comodi, gatta Stellina. Allora. Gatta Stellina, io ti amo! Stai comoda, gatta Stellina. Stai comoda. Io ti amo. Io no. Io ti amo tanto, sei la mia piccola Stellina. Sei un po' cicciona, ma io ti amo. Nel frattempo anche gatto Denver sta, viene a controllare. Che gatto Denver? È gatto Max? Gatto Denver sta. Secondo te mi uccide? Io ti amo. Gatto Max approfitta. Ma io ti voglio tanto bene, gatta Stellina. Ti ho dato anche l'erba gatta oggi. E mangi tante crocchette tu. Sta ringhiando dalla rabbia ma non si muove. Cioè, ma che strano comportamento è? Io ti voglio tanto bene. Sei la mia gatta Stellina. Sei la prima di tutti i miei gatti. Ok, penso che sia meglio. Ok, basta, perché non voglio torturare. Lasciami! Me ne vado. Mangio! No! Non c'è niente. È pieno di crocchette nelle altre ciotole in realtà, perché insomma non è che siano. Proviamo con gatto Max. Ma sì, gatto Max. Gatta Stellina, qui ancora? No, non credo. Gatto Max, vieni, gatto Max. L'unico gatto che riesco ad alzare con una mano sola. Come dite voi, è l'unico gatto peso forma della casa. Sì, ma con gatto Max è semplice. Gatto Max? Mettiti comodo anche tu, gatto Max. Non sfogliarmi. Gatto Max, io ti voglio tanto bene. Tanto bene. Tu sei un ghepardo che corre della savana. Noi ti abbiamo scambiato per un gatto, ma tu sei un bello. Io lo so, gatto Max. Gatto Max, perché vuoi andare via? Io ti amo, gatto Max. Noi dobbiamo via, stare via, vicini. Via. Ok, gatto Max è durato molto meno della gatta, devo dire. Pensavo sarebbe stato il contrario. Allora. E cioè, adesso bisogna. Gatto Max non è che mi voglia tanto bene, cioè, boh, dammi due baci dopo. Cioè, vabbè. Bravo. Vabbè. Sono Gatto Max, facciamo round 2? No?
Forse così sta. Gatto Max. No, non c'è niente da abbracciare, è tutto smizzetto. Guarda in videocamera, gatto Max. Max? Io ti vedo tanto bene. No. Tu sei un gattino tutto leopardato e tigrato e ti vedo tanto bene. Mi stai evitando. Ok, basta, ok, scusa. Beta. Andiamo, oddio, io ho paura con gatta. Gatta Beta, dovete sapere, che è praticamente la gatta alfa della casa. Cioè lei comanda su tutti, anche su noi umani in realtà. E io ho seriamente paura di abbracciare Gatta Beta a lungo, perché lei ogni tanto c'ha ste robe che dà le zampate così, no? Quindi... Di solito con gli umani è buona, lei detesta particolarmente gli altri gatti, specialmente Gatto Denver, che lei chiama quel brutto gatto obeso. Lui è il brutto gatto obeso della casa per Gatta Beta. E invece Denver chiama Gatta Beta la gatta cattiva. Allora, Gatta Beta? Sì. La gatta Beta è nel suo grattino. Quindi una difficoltà in più per tirarla fuori. Oddio santo. Questo è il suo posto, solo lei può stare qua. Questo Beta? È tipo il trono della regina. Le romperò le scatole, però, povera. Però non dorme, ci sta guardando con sospetto. Io penso che mi partirà un occhio oggi. Gatta Beta! Dai, chiamala tu che magari esce. Ma non esce. Non Beta! Esce. Gatta Beta! Vieni! Beta! Una zampa. Gatta Bettina! Io ti voglio tanto bene! Adesso ti abbraccio, ok? Ok, non uccidermi. Gatta Bettina! Sei bellissima! Sta ringhiando a Devon, non a me. Gatta Bettina! No, ma così sta lei. A lei non piace stare tanto in braccio, però. Sei bellissima. Io ti amo, Gatta Beta. Ma come dice Eric, betoniera. Sei bellissima, sei una gatta tutta bianca un po' a macchie come una mucca. Penso che questo era il primo avvertimento. Siamo vicini vicini, gatta Beta. Vicini vicini. Vicini vicini. Secondo avvertimento. Io ti voglio tanto bene. Aiuto. Già. Ma no. Ma mi sono spaventata. Ma guarda quanti peli. Mi sono spaventata. Ma no, dovevi tenerla ancora un po'. Sì? Ma sì, okay. Cioè, se no che... Dicono che non so fare le challenge. Dopo. Gatta Beta. Sono già il quarto avvertimento. Io ti voglio tanto bene. Io no. Mi arriva una zampata in faccia, vero? No. Ok, Gatta Beta dopo questa non mi rivolgerà più il mio godio per un anno. Betty. Tu. Beta. Gatta Bettina, vuoi che ti abbraccio ancora? Vuoi? No. No. Non va via. Gatta Bettina, ma io ti amo. Gatta Bettina? Gatta Bettina? Non vuoi che ti abbraccio? No, ok, credo che questo fosse un no. Andiamo dal gatto ciccione obeso bianco? Vieni, andiamo dal gatto ciccione.
A questo punto non ci resta che andare ad abbracciare il gatto Denver. Allora. Il gatto Denver fino a domani lo puoi abbracciare. Non è detto. No. Allora, gatta Beta per poco non mi uccideva e mi ucciderà nel sonno stanotte. Sicuramente. Gatto Max, diciamo che gli piacciono le coccole, però veloce, perché poi altro lo fa. Deve giocare con oggi... gatto Denver. Sì, deve giocare. E gatta Stellina è un po' strano, perché sta immobile e fa... Però sta immobile, cioè vuol dire, se vuoi andare via, vai via. No, lei sta ferma. Non ha voglia, è un po' pigra. Ferma, boh, non l'ho capita. Forse il suo cuore le dice, abbracciala, ma la sua testa le dice, no, uccidila. No, no, no. Adesso, arrivati. Non toccarmi. Fatta Beta, fai la brava, perché devi sempre spaventare tutti i gatti della casa? Gatto Max e gatto Denver sono sempre insieme. E adesso, allora, abbracciamo gatto Denver. Gatto Denver! Sì, quella è la gatta cattiva. La gatta cattiva, vieni. Andiamo in studio mio, che andiamo via dalla gatta cattiva. Vieni. Vieni. Gatto Denver. In realtà tutti pensano che io lo abbraccerò a lungo, gatto Denver, ma non credo sia così. Che gatto Denver non gli piace stare fermo, non gli piace stare in braccio. Io ti amo, tu sei il mio gattino tutto bianco. Ho visto un tentativo. Ma io ti amo, gatto Denver. Io ti voglio tanto bene. Tu sei tutto bianco e un po' arancione. Sei tutto soffice. Sei tutto marmo. No, stai qua. Dobbiamo stare vicini, vicini a te. No, stai qua. Non ti devo abbracciare. Sto cercando di dimenarsi. Ma io ti amo. Povero Terra. Ma tu sei il mio gattino, io ti devo abbracciare, sì. Sistemati, ma ti riabbraccio. Mamma mia. E quel che vuole andarsene? Vuoi andartene? Perché vuoi andartene? Non mi ami più. Non mi ami più, gatto Denver. Tu sei tutto bianco, con le lentiggini. Tutto bianco? Sto pensando mia mamma si era incretinita. Via! Via! Ok, io ci ho provato per tutta risposta, sono strapiena di peli ovunque. E scusatemi se sono in pigiama e notevolmente senza trucco, ma sono a casa, quindi questa challenge è andata come è andata, ragazzi. Gatto Denver, speravo che resistesse di più. Non è andata tanto bene, che cosa dice la regia? Ti aspettavi? Cosa aspettavo di più, sì. Sì, vero? Gatto Denver, sì. Sì, gatto, però era un po' così stressato dal fatto che gatta Beta gli si vede che è andato a lezione da Max. Sta imparando molto da Max. Ah, sì? Sì, sì, sì. Gatto Denver! Sì, sei la mia nuvoletta, tu? Sì, che bravo. Vuoi che riproviamo? Riproviamo. Povera. Come povero, sto facendo le fusa. Sì, perché è appena andato, è riuscito a scappare. Ma io ti amo, gatto Denver. Ti che fa le fusa? Denver? Secondo me così. Il problema qua è che pesa un sacco. Però forse un dimagrito un pochino. Sì, forse. Mezzo grammo. Sì, mezzo grammo, sì. Lo vedete dimagrito? Che cosa ne dite? Così ci sta, che deve pesi 6 kg. Cioè, dopo un po'. Il mio gattino lui è tutto bianco. Tutto bianco, tutto bianco. Tutto bianco. Temper. Tutto bianco, un po' arancione, questa nuvoletta.
Lui è la mia nuova vita, tutta il soffio. Dove è la gatta cattiva, Denver? Dove è la gatta cattiva? Cattiva. Aiuto! La gatta cattiva! La gatta cattiva! La gatta cattiva, Denver! Ebbene, ragazzi, questa era la nostra challenge. Non è andata come speravo, però nemmeno poteva finire peggio, nel senso che potevo finire graffiata da gatta beta, che devo dire che mi vuole bene, perché vero, cioè mi aspettavo di peggio. Di solito lei basta che le avvicini la testa alla sua, già va in escandescenza. Quindi spero vi sia piaciuto questo video. A me diverte un sacco vedere questa tipologia di video, quindi devo assolutamente provare con i miei gatti. E niente, voi vedrete questo video oggi, che giorno è? Mercoledì. Quindi voi vedrete questo video giovedì, domani, e noi ci vediamo domani venerdì con un nuovo video. Bacio grande, ciao, a domani. Ciao ciao.